Ragazzi, oggi siamo a Castelnuovo nei Monti, nella sede del Soccorso Alpino, Regione Emilia-Romagna e Stazione Soccorso Alpino del Monte Cosna. Cioè, i ragazzi ci hanno invitato per partecipare a una simulazione di un soccorso, quindi adesso vi portiamo e facciamo vedere cosa succede quando chiamiamo il 112, quando abbiamo bisogno di soccorso in montagna. Solo nel 2023 ci sono stati più di 12.000 interventi di soccorso, con una media di 33 interventi al giorno. Ma chi è il soccorso alpino? Il soccorso alpino, o ufficialmente CNSAS, ovvero Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, è l'organo incaricato di svolgere attività di soccorso sanitario e soccorso tecnico in ogni ambiente impervio del nostro territorio nazionale. In Italia si contano più di 44.000 tecnici di soccorso alpino, distribuiti in oltre 230 stazioni, impegnati nelle operazioni di soccorso 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Qualche settimana fa ho partecipato a una simulazione di soccorso del SAIR, Soccorso Alpino Regione Emilia-Romagna. E insieme a Flavio, che oltre ad essere un soccorritore è anche il capo della stazione del soccorso alpino Monte Cosna, vi porto con me dietro le quinte per mostrarvi proprio come lavora il soccorso alpino. Ma prima di portarvi nel vivo della simulazione, vediamo insieme anche quali strumenti utilizza il soccorso alpino durante le loro operazioni. Naturalmente, come soccorso alpino fate tantissimi interventi di tantissimi tipi. Saremmo un attimo curiosi di sapere cosa vi portate dietro, iniziando magari dalla macchina, cosa utilizzate. Questo è una dotazione standard nostra e della nostra regione, quindi ovviamente caratterizzata da materiale che serve per il nostro territorio. C'è una parte puramente tecnica che si compone di corde, ad esempio abbiamo in questo caso quattro corde, due statiche da 60 e due dinamiche da 60, e uno zaino che è quello più pesante di tutti, che è quello che comprende tutto il materiale tecnico, dove dentro c'è tutti i moschettoni, carrucole, tutta la ferramenta. Sono cose che comunque vengono lasciate in macchina e si prende man mano quello che serve, si valuta prima lo scenario oppure si torna. E poi tutta una parte sanitaria che comprende la barella, della Kong, perché è quella che per il soccorso alpino è stata per anni sempre quella più utilizzata, una serie di presidi di mobilizzazione, come possono essere le steccobende, che sono dei piccoli materassini a depressione che vengono messi ad esempio intorno a un braccio o una gamba per far sì che l'arto rimanga fermo. Quindi diciamo che dentro c'è un po' di tutto, poi valutiamo sul momento cosa può avere un senso e cosa no. Perfetto, quindi questa è, diciamo, la dotazione in macchina, però sappiamo che poi ogni tecnico ha il suo zaino personale. Questo qui è il mio zaino personale, decido io che cosa avere dentro, anche se ho delle cose che sono fondamentali. Capi di abbigliamento che variano a seconda della stagione, il casco che per noi è un DPI, l'imbrago, anche questo una cosa fondamentale che noi mettiamo, casco e imbrago li mettiamo appena scendiamo dalla macchina. Levando queste due cose dallo zaino possiamo mettere altro materiale, perché il materiale che avete visto qua dentro io lo devo suddividere tra i volontari. La stessa barella si smonta in pezzi e possiamo suddividerla per evitare che uno si porti 20 kg di barella sulle spalle. E poi una serie di sacche che comprendono un po' di attrezzatura personale, che possono essere moschettoni, cordini, quello che può servire a me per la progressione, tenendo presente di avere comunque il materiale di stazione. Ora che Flavio ci ha spiegato quali strumenti utilizzano i soccorritori, entriamo nel vivo della simulazione per vedere come lavora il soccorso alpino e come comportarsi in caso di emergenza. Centrale 118, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io sono caduto, sono qui alla pietra di Bismantova. Stavo facendo un'escursione e purtroppo sono scivolato sulle radici. Ho provato a rialzarmi, ma mi fa molto male la caviglia e la gamba. Credo che ci sia una frattura o qualcosa del genere perché ho provato a caricarci. Ok, come ti chiami? Mattia Ok, Casotti. Mattia, sei partito da dove? Dal Io sono piazzale? partito dal piazzale dove ci sono le macchine e Ok. volevo fare l'anello, però sono andato giù dove c'è un sasso qua di sotto nel sentiero. C'è un sasso nel sentiero, a che distanza sei dal piazzale? Ah, avrò fatto poco, circa 50 metri, 60 metri, sono scivolato subito. Ok, mi dici come sei vestito? Ho un impermeabile, però molto freddo perché sono partito da giù e le condizioni erano diverse. Ho più freddo qua, c'è molto freddo. Ok, perfetto, sei da solo lì nel Sì, posto? sono da solo, sì. Ok, benissimo. Allora io adesso attivo la stazione di competenza del soccorso alpino Cosa devo e fare io? tu devi stare lì fermo, non muoverti, che stiamo arrivando lì, ti mando soccorso alpino.
Ok, grazie mille, grazie. Ok, a te arriviamo subito. Dunque, cosa abbiamo capito? Che in caso ci facciamo male in montagna, le informazioni da dare sono principalmente tre: dove siamo, come siamo vestiti e soprattutto in che condizioni siamo, dove ci siamo fatti male, se abbiamo caldo, se abbiamo freddo. Comunque, più indicazioni riusciamo a dare, sicuramente meglio sarà l'intervento da parte dei soccorritori. Dunque Flavio, siamo arrivati nel punto in cui ci hanno detto che il ragazzo si è fatto male. Cosa facciamo come prima cosa? Allora, la prima cosa ci vestiamo, quindi prendiamo il nostro materiale personale, ci mettiamo in brago, ci mettiamo il casco e poi dopo il primo che è pronto comincia ad affacciarsi nella zona. Lui ha detto che è circa 30 metri dal parcheggio, quindi secondo me potete dare un'occhiata lì, vedrete che lo riusciamo a vedere. Poi in base alla zona andiamo a fare una prima valutazione del paziente e dopo decidiamo con che materiale verrà evacuato. Sì, sono qua. Trovato. Sono messo con sortino, cosa è successo? Sono scivolato sul bagnato, sulla radice, ho picchiato la gamba e la caviglia, mi fa malissimo, Ok. non riesco a starci in cima, ho Ok. provato a camminare ma non riesco. Va bene. Sta venendo anche freddo È molto perché che sei qui, più o meno. Fermo. sarà mezz'oretta circa da quando ho Ok, adesso chiamato. guardiamo un attimo la gamba, va bene? Grazie. Va bene. Faccio male qua? No, lì no. Qua? Faccio male. Non ho sentito Qua? niente. No. Ok. Le braccia? No, Mattia? no, no. Ok. Ti ho detto un attimo questa gamba, Sì, porta tranquillo, pazienza un tranquillo, attimo. tranquillo. Ok. Ascolta Mattia, quello che facciamo adesso è questo. Ti immobilizziamo l'arto che ti fa male. Sì. Ti mettiamo in una barella apposta e ti portiamo via di qui, ok? Dacci Ok. un attimo. Ok. Perfetto. Allora, adesso abbiamo stabilito che c'è soltanto un pericolo di frattura, quindi Prendi non ci una sono mano altre che muscolo. problematiche sanitarie, ci concentriamo sulla gamba. Per spostare lui e caricarlo sulla barella, immobilizziamo la gamba perché sicuramente gli fa male e quindi usiamo questo presidio che si chiama steccobenda, che è a depressione. Questo strumento toglie l'aria, all'interno ci sono delle palline di polistirolo che fanno sì che la gamba non si muova più. Hai freddo, Mattia, come va? Un po' freddo, Hai un sì. po' freddo, Un po' eh? freddo. Ok. Adesso ti mettiamo una coperta termica. Un attimo solo, eh? Tutto ok? Sì, Ok, 2 minuti ti portiamo via. qualche tips anche in questo caso. Quando stiamo aspettando i soccorritori, mi raccomando, con calma, loro arrivano e restiamo dove gli abbiamo comunicato la posizione. Una volta che arrivano i soccorsi, cerchiamo un pochino di essere collaborativi, rispondiamo alle loro domande, ma soprattutto mantenete la calma. So che è difficile, ma queste persone sono venute apposta per aiutarvi. Rispondiamo alle loro domande e, come abbiamo visto in questo caso, magari avere un telo termico dietro non è mai una cattiva idea. Intanto che una parte della squadra segue la parte sanitaria, noi seguiamo un'altra parte che è quella che ci permetterà poi, in questo caso, di recuperare la barella con dentro l'infortunato. In questo caso abbiamo valutato che tecnicamente per evacuare il paziente ci conviene scendere verso il basso e quindi attrezziamo un sistema che ci permetta di calare la barella e gli operatori. Abbiamo mandato giù le corde, la prima cosa che facciamo è metterle bloccate dentro ai freni per la discesa, in modo che quando la barella sarà legata a questo sistema, se anche dovesse scivolare o muoversi da qualche parte, è comunque in sicurezza. Noi siamo pronti a calare, comunichiamo alla parte sotto, ora siamo a voce, quindi possiamo non utilizzare la radio. Altrimenti può essere un altro strumento utile alle comunicazioni. E lo comunichiamo. Ok, siamo pronti a calare. Vai, cala pure. Ok. Vai, vai. Tira. Tira.
Allora, la squadra a valle è arrivata in un punto sicuro, quindi noi comunque lasciamo legata la barella, blocchiamo solamente le corde in modo da poterci eventualmente occupare di altro. L'infortunato verrà tolto dalla barella e messo magari sulla barella dell'ambulanza, o può succedere che la barella venga portata a mano con altri sistemi. Allora abbiamo deciso di fare la manovra di calata, questa qui si chiama manovra di calata, perché scendiamo dal bosco e andiamo direttamente sulla forestale, dove ci avviciniamo ai mezzi jeep, che poi portiamo il paziente più vicino all'ambulanza possibile. Ciò su cui vorrei farvi riflettere è che gran parte dei soccorritori sono volontari, persone comuni, proprio come noi, con una famiglia e un lavoro, che scelgono di dedicare il proprio tempo libero alla comunità e a noi appassionati di montagna. Volontari che sostengono i costi per l'acquisto dell'attrezzatura e investono tanto del loro tempo in formazione. Il soccorso alpino per loro è come una famiglia, e come ogni famiglia tutti lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune. E nonostante alle volte si espongano a notevoli rischi per la loro stessa vita, per aiutarci, agiscono sempre mettendo al primo posto la persona soccorsa, senza giudicarla. A tutti noi escursionisti può capitare di sbagliare, di trovarci in difficoltà su un sentiero o di dover far fronte a situazioni impreviste, ma ricordiamoci sempre che il soccorso alpino è nato proprio per aiutarci nelle situazioni più difficili. Perciò ragazzi, che dire, sicuramente è un lavoro fatto di volontari che quasi mai vengono pagati, persone che mettono a propria disposizione il proprio tempo, le loro energie, e davvero una passione incredibile per poterci aiutare in montagna. Mi raccomando, sempre testa sulle spalle, perché se è vero che loro vengono ad aiutarci in qualsiasi situazione, è anche vero che noi dobbiamo metterci la nostra parte per evitare di dover chiamare il soccorso alpino. Ma ricordiamoci che in caso necessario loro sono sempre pronti, sempre disponibili a venire ad aiutarci. E nella speranza che questo piccolo video vi abbia fatto capire cosa ci sta dietro a una semplice chiamata del soccorso alpino, io vi ringrazio per averlo guardato, ringrazio i ragazzi della stazione Monte Cusna per averci invitato, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!